Ciao, sono Simona Scarone, una delle socie titolari della Capracampa Bistrò. Siamo un vegan bistrò a Roma, in via Dignano d'Istria. Oggi prepariamo una ricetta molto semplice, una torta moretta, quindi una torta al cacao, senza l'utilizzo di nessun tipo di grasso animale e anche senza l'utilizzo della soia, quindi con base acqua. 170 g di zucchero di canna grezzo. Potete usare anche lo zucchero di canna integrale. Fate soltanto attenzione perché può cambiare il sapore al dolce. 50 g di maizena, 6 cucchiai di olio di semi, 300 g d'acqua, 250 g di farina zero. Appositamente utilizziamo soltanto farina zero o farina semi integrale, anche per i dolci. Cerchiamo di alleggerirli con la maizena, però evitiamo di usare farine troppo raffinate. Cacao amaro sono 4 o 5 cucchiai circa e infine del lievito, potete usare o una bustina oppure se prendete il lievito biologico ne usate circa 10-15 grammi. Per preparare la moretta abbiamo bisogno soltanto di una boule e di una frusta a mano. Per cui degli attrezzi e degli utensili molto semplici. Inizialmente mettiamo tutte le parti secche, quindi la farina, la maizena, lo zucchero e il cacao. Bene, adesso aggiungiamo i liquidi. Prima di tutto l'olio, quindi 6 cucchiai, quindi anche abbastanza poco. E poi l'acqua pian piano fino a creare un composto omogeneo e possibilmente senza grumi. Abbiamo incorporato tutta l'acqua, questa deve essere la consistenza, quindi io in questo caso ho aggiunto anche un altro goccio d'acqua perché ogni farina assorbe l'acqua in modo diverso, quindi potete anche correggere voi perché dipende dalla farina che andate a utilizzare, quindi ricordatevi soltanto che questa deve essere la consistenza finale. Ora a questo punto io vado ad aggiungere il lievito. Incorporo bene il lievito senza mescolare troppo in modo da non annullare l'effetto del lievito. Abbiamo incorporato il lievito, adesso andiamo a metterlo nella teglia. Io mi aiuto con un leccapentole, ma se non ce l'avete potete farlo con un cucchiaio tranquillamente. E ora andiamo a infornare a 170 gradi, forno statico, per una quarantina di minuti. Alla fine della cottura controlliamo con uno stecchino che sia bello asciutto. Ecco la torta moretta terminata. È un dolce veramente molto semplice che può fare chiunque. La potete farcire o con marmellata, crema pasticcera o con quello che volete, una crema al cioccolato, e sopra se volete potete glassarla con del cioccolato fondente o con una qualunque glassa che preferite, naturalmente senza l'utilizzo di grassi animali.